È al numero civico 117 di via Caorsana, dove si trova da qualche anno il centro di prima accoglienza per gli stranieri che arrivano nel comune di Piacenza. Attualmente sono 27 le persone ospitate di tante nazionalità diverse, in particolare marocchini, romeni, qualcuno dell'est Europa, molti africani, persone che arrivano nella nostra città e che trovano qui una prima base d'appoggio per poi provare a inserirsi nella nostra comunità. Proprio questa struttura è al centro di una gara di appalto per la conduzione dal 1 gennaio 2014 fino al termine del 2015, una gara da 372.000 euro complessivi che vede in lizza due cooperative. La prima è l'Ippogrifo, la cooperativa che ha attualmente la responsabilità della conduzione di questa struttura, ma ha una concorrente, si chiama Sisifo e ha come particolarità quella di essere il consorzio cooperativo che gestisce e conduce il centro di prima accoglienza per stranieri a Lampedusa. La struttura di via Caorsana ha raccolto l'eredità di quello che era Torrione Fodesta. Il centro di accoglienza può ricevere fino a 30 immigrati purché muniti di regolare permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa in Italia e che dimostrino di non avere la possibilità di affittare una casa e risiedano abitualmente nel comune di Piacenza. Sono 140 minimo le ore settimanali che la cooperativa che vincerà l'appalto dovrà garantire, anche se la speranza del comune è di ottenere proprio in sede di gara sia un ribasso economico sia un miglioramento delle condizioni. Non a caso adesso c'è un custode che vive stabilmente e lavora 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno proprio all'ingresso di questa struttura. Per finire è importante precisare che gli ospiti pagano una quota mensile che è di circa 90 euro per i mesi invernali dove è compreso anche il riscaldamento, mentre è di 60 euro per i mesi primaverili ed estivi.